Bene, dopo la prima nottata di pesca trascorsa tra mille peripezie, siamo qui e continuiamo la nostra giornata di pesca nel modo migliore. Come? Spiegando la costruzione del collarino porta piombo per il sasso a perdere. Allora, tubicino Big Fish, nel quale inseriamo da questa parte l'ago, che ci servirà ad estrarre un cappio di filo di nylon comune, normalissimo, dei ritagli che prenderemo da qualsiasi parte. Sul cappio che abbiamo formato abbiamo inserito un moschettone rapido della Big Fish. Sull'altro capo del filo di nylon fisseremo la girella con un nodo semplice. Ed ecco il risultato ottenuto. Da una parte avremo una girella con l'occhiello che svincola i vari movimenti, dall'altra parte abbiamo un moschettone rapido con il quale sarà facile attaccare l'elastico per poi fissare il piombo che andremo a vedere. Ora, partendo dalla lenza madre, costruiremo passo passo tutta la montatura fino ad arrivare all'innesco della Boilies. Shock leader in treccia, al quale andremo a collegare un protect leader di Leon Hugendick. Il miglior modo per collegare il Protect Leader alla lenza madre è fare una montatura asola e controasola. Il Protect ha già la sua asola predisposta e saldata. Stefano realizzerà adesso un'asola a 8. Ecco le varie fasi che non necessitano di commenti particolari. Con le due asole realizzate creeremo adesso la giunzione asola e controasola. Anche in questo caso le parole sono superflue. Ovviamente, a seconda del tipo di montaggio che vorremmo realizzare, dovremo avere delle accortezze preventive. In questo caso rifacciamo l'operazione con infilata anche una LED clip che poi ci servirà per l'aggancio del terminale del sasso a perdere. Stessa identica realizzazione di prima. Il trucco è fare un'asola sulla lenza madre abbastanza grande da poter passare anche con un eventuale piombo se c'è la necessità. Aggiungerei un'altra cosa, l'importanza di un protect leader in tungsteno come questo, oltre al grande potere di affondamento e antiabrasione che ha questo tipo di finale, ci consente di avere l'ultimo tratto di lenza molto molto elastico. Pescando direttamente con la treccia sarebbe abbastanza problematica il selpaggio dei pesci quando li stiamo combattendo vicino al guadino, per cui questo tratto funge da ammortizzatore. Abbiamo ricavato un anellino dalla camera d'aria in caucciù. Fisseremo l'anello in caucciù nel moschettone rapido. Ed ecco il risultato finale. Il sasso ben collegato all'anello di caucciù che ha, alle prime sollecitazioni violente della testa della carpa, cadrà in questa maniera. Fissato il terminale all'anellino ed inserito un conetto Big Fish che andremo poi a bloccare molto vicini all'occhiello, in questa maniera. Avremo così ottenuto un terminale che ha tutta la mobilità possibile ed immaginabile.